Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Super Mario 64. Sono sempre io, Giuseppe Paoletti, arte Solgale 93, e oggi andiamo a sfidare il cielo sull'arcobaleno, viaggiando con i tappeti. Se spiamo a molti cartoni animati che abbiamo visto. Vabbè, ma comunque nello scorso episodio siamo stati dentro l'orologio, però se oggi avete 104 monete e che mi sono scordato di registrare una parte che mi sono dimenticato. Però dice quale sarebbero le 8 monete rosse che si trovavano su quelle cose che giravano, su quelle cose che giravano. Però non ve l'ho fatto vedere, mi sono totalmente dimenticato. Mi chiedo totalmente scusa. Vabbè, comunque come sempre, tantissimi pollici in su per il prossimo, perché fatto questo, nel prossimo episodio andiamo a battere Bowser. Ma nel prossimo episodio, quindi senza perdere tempo, iniziamo a sfidare l'arcobaleno Rainbow Ride. Andiamo crossing the rainbow. Corri, corri attraverso l'arcobaleno. Quindi gentlemen, let's go. Con questi tappeti è facile cadere, quindi non dobbiamo cadere. Ok, comunque è bello viaggiare così sull'arcobaleno. Cercando di mandarla in vita il più possibile. Oh no, questo è il malefatto. Oddio, non mi bruciava per poco. Ragazzi, ci siamo arrivati. Che ho fatto? Crossing Rainbow, no? Strano. Quella è la seconda parte, ma Crossing Rainbow, qual cacchio è?
Non avevo capito. Forse ho capito quale cavola. Sì, raga, mi sa forse ho capito quale cavola. Ti deve stare come fa il tappeto quando vuole. Guarda giù la stella che si trova dal triangolo. No! Sono cascato, che genio proprio. Mamma mia! Me immaginavo. Scendere. Ecco! Oh, per poco non lo stavo per perdere. Ok. Ecco, infatti era quello. Andiamo dentro. Let's go. So dove andare? Thank you.
ce la faccio. E dai, mo. Dai, ma che no? Che craniata intelligentissima. Mondo, bomba. Lo avevi. Tua mamma morta. Solata. Ci stai dicendo? Sono il carrello fischietto. Dai, frate. Olè, vai! Swinging in the breeze, oddio. Muta verso la brezza, oddio. Ma questo qual è? Ho capito. Secondo me. Tu sei bravissimo, cioè geniale proprio. Mamma mia! Geniale. Come no? Siete muovo. E volte si sente sempre sta musichetta. Tua nonna morta. No! So deficiente. Oddio, addio, si chiama posso fare lo faccio nero. Oddio. Woo!
penso fosse questo. Sì, no, questo. Ho capito qual era, qual era. Trick triangle, ok, andiamo sui triangoli, raga. E questi qua dobbiamo fare subito, dobbiamo fare subito in fretta con i triangoli, perché questi c'è. C'era un po'. Ma troppo subito a muoversi. Dio mio, lo sapevo. Oddio, sono rimasto a zero viti. Oddio, oddio, raga, aiuto. Sono rimasto a zero viti. Questo è un mondo abbastanza complicato. Oh, se mi toccavo. Voglio vedere che buona vita che mi hai dato. Vabbè, almeno, stavolta mi date l'aiuto. C'era di sui triangoli. Ora su questi triangoli da fare in fretta. Per questo motivo. Non lo so. Non lo so, vedi questi triangoli quando sono difettosi? E niente. No, si sta azzardando. Allora, no, se mo questo mi cadeva, veramente tiravo un sando. Ecco, ci sono riuscito, vai! Trick triangle, vai! Sì, baby! E mo il prossimo, oddio, spero che sia quello che dico io. Summer over the rainbow, Magic Land! Sì, sì. Ragazzi, dobbiamo ritornare soprattutto, Però prima di andare soprattutto, dobbiamo sbloccare il... dobbiamo sbloccare il cannone, perché ho capito qual è. Però spero di arrivarci con tanta facilità, perché non dico quante volte sono caduto. Oddio, se quello non mi faceva cadere, quante mazzate ci prendeva. No, ti dico buongiorno, ma mi dispiace, ma non vado da lei. Ciao bombetta, mi servi il tuo aiuto? Sì. Ok, ci siamo, raga, ci siamo. Perché dobbiamo andare a tenere su. Bravissimo! Oh, mi sei piaciuto, Mario.
Eh sì, raga, dobbiamo ritornare in sud est della nave. E raga, spero di riuscirmi a sparare col cannone per bene, perché molte volte non dico quando è molto sclerato. Spero di riprendere la mira bene. Spero. Ti ho detto bene, spero. E spero che Mario non mi caschi. Spero almeno in questo. Sfidare l'arcobaleno. Mario, fammo bene sto trick. Bravo! Ok. Adesso non ci devo sta preoccupare. Ovvero che è santissimo. Infatti come l'ho detto! Allora, non mi è cascato talmente, però mi sono salvato. Oddio, raga, c'ho zero vidi. Spero di riuscirci. Non voglio morire. Perché se muoio... Sono qua veramente. Qua è di per un'altra cosa. Oddio. Ti prego, Dio, fammici arrivare sta sopra quella... A quella isoletta, tanto bellissima, perché mi serve, perché è davvero bella la cosa, davvero, grazie, davvero che mi aiuti, bravissimo. Ti prego, vengo Rainbow Ride, ti prego. Vai Mario, tricca, vai, grazie frate. No, Mario! Sei un deficiente. Immaginavo che l'avessi detto. Raga, un secondo che arrivo. Oh, vi l'avevo detto che questa parte del mondo è complicata, però... Io ho paura e credo che dovremmo riandare la bombetta sicuramente, 1000 per 1000. No! Oh, bombetta di sta merda, oh! Sta bastarda una bomba! No, non ci posso che sta bastarda! Mi ha fatto perdere la concentrazione, sta deficiente di una bomba, oddio! Lo fai lo faccio, ma invece è passato, trovare per l'arco quale non mi va attraverso un cacchio di pale. Sali sopra. Non per tanto tempo. Mio Dio, raga, per colpa di quella bomba. Di quanto sclero. Vaffanbocca sorda.
a quella bomba voglio la sua cadata Sandra gioco per una merda. Anche se queste parole non si devono dire per niente, però. Non so che queste parole non si devono dire, però. Però non è vero. E infatti dovevo prendere la bombetta. Levati immediatamente. Ora per cortesia non mi cadere. Scusa per la parola che ho detto, ma quella bomba se la merita. No, vabbè, stavolta per la colpa tu. Anche per questa prevedo la puntata troppo lunga. Non casca in una botte, in una botte. Nessuno mi vuole. È già sbloccato, grazie a Dio che si sta già sbloccando. Forse mi sono un po' concentrato perché ho fatto che ho i pappastelli sudati. Dimmi, guarda. Tanto lei non mi fa più usare. No, mi sbaglio il trick. Ah. Bravo. Bravo. Bene. Ok raga, ci siamo. Che cragnata che si sono dati. Provate a spararmi.
Ok ragazzi, ce l'ho. Ho preso la stella. Ho preso la stella. Sì. Ce l'ha fatta. Alleluia. Ha fatto sgare quest'oggi. Viva. Ok raga, siamo giunti arrivati alla fine, perché vi aspetto su questa prossima porta. Gentlemen, qua si nasconde ora Bowser, il terzo mondo di Bowser. Io vi aspetto qui, come sempre, su questo episodio di Super Mario 64. E batteremo Bowser, ragazzi. Terza volta Bowser, sconfiggio 3 volte. E perché ragazzi, appena che appena che lo batti la seconda volta, arriva un varco a forma di stella. Perché se buttiamo a terra Bowser la terza volta, prendiamo la stella e finisco l'episodio qui. Ragazzi, mi chiamo sempre come sempre Giuseppe Paolo e TRTSOLGALE93. Seguitemi su Instagram e su Facebook, che trovate sotto il link in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata a tutti.